Continuiamo. Tiriamo giù questo. Oh. Ok. Christian. Dov'è che vado qua? Mi senti per baracchino, Christian? Sì, forte e chiaro. Ah, ok. Ma cos'è sto casino? Ma no, ma chi è che sta strombazzando? Ma che è arrivato Pino, senti? Ah, è arrivato alla buon'ora? Lui che partiva presto, arrivava prima, che gli si è rotto. Tanto per cambiare, il trattore è rotto, no? Sì, ma è stato attaccato al... al clacson, cos'è? Ha battuto la testa? Sì, veramente, si è attaccato compagni! Ai freni. Compagni! Compagni! Aspetta che tiro giù questo, che rompe compagni le scatole. Compagni di sinistra! Questo rompe le scatole. Compagni! Ma che fa il finto tonto? Oppino, vieni qua, vieni qua, ti faccio arancione, vieni. Dimmi che hai il serbatoio pieno. No. Dai che ti ciucciamo su un po' di gasolio, perché io ho il processore che sono in riserva. E io sono, c'ho 3 litri dentro. Ah, sei messo bene anche te? Molto, ma sai, ho fatto un bel po' di strada. Ben arrivato. Dietro il rimorchio. Niente, a noi sì. Adesso cominciamo a tirare giù un po' di piante da far tronchi, dai. Guarda, ti faccio vedere velocemente dov'è che sei. Ciao! Dai, vieni giù da lì, casinista. Hop. Ma Christian! Sì. Ma il John, basta, è finito? Quel robo secco. Verde. Ah, è secco, no, proprio. No, è rimasto verde, sì, si è spento. Proprio. Ah, la grande, ok. Allora sì. Qui bisogna organizzarsi e andare per carburante, perché... Ciao, Cri. Ciao. Allora, guarda Pino, ti spieghiamo al volo. Qui la forestale è passata, ci ha segnato ste piante. Allora, sì. Quelle segnate con la X sono da tagliare, da cippare, tipo questa. Mm. E invece quelle con la barra in diagonale dritta, queste sono da fare assi, quindi le facciamo a 6 metri da portare in segheria. In segheria. Adesso ti porto ti faccio vedere dove ci siamo stabiliti. Ecco, vedi bene, qua ce n'ha preparate parecchie da tagliare giù. Anche troppo. Guarda che belle piante, guarda. Un bel po' di piante. Perché praticamente qui nella zona è successo un po' un caos. Ha piovuto parecchio, sono andati fuori dei torrenti, ci sono zone da bonificare, ci saranno, Christian, da costruire ponti, mi sembra, delle casette. Sì, ponte, casette. Abbiamo un po' di lavoro da fare, insomma. E guarda, vieni che ti faccio vedere. Guarda Christian, vado a vedere se trovo qualcosa, una cisterna per il carburante a casa. Vai. da portarlo. Vai, qua io perché... intanto sistemo questi due tronchi. Il cassone qua come siamo messi col cipato? È pieno, allora porto a casa questo, così faccio vedere a Pino. Qualche sgancio qua intanto, rimorchio della legna. Sì, puoi sganciarlo qui se vuoi. E dopo vengo giù io con il tirana, perché sto baldacchino qua non viene giù. Allora, vediamo se riesco a tirarlo su. Chi è che mi ha fatto lo scherzo qua, che ha staccato tutto? Allora... Oh.
Christian! Sì? Ti ricordi come si tirava su quel bagai? Un tastino con la X. No, apre le porte dietro. Con la R? Aspetta. Così, guarda. Eccolo. Allora lì, vedi, ma boh. Qual è il tasto? Vai. Ah, no, era bella X, però era un altro. Oh, là. Dov'è che sei, Pino? Se vuoi ti spingo. No, vieni, gira su qua a sinistra e siamo praticamente arrivati. Visto che lontani che siamo. Sì, eh. Siamo iper lontani. Ma se io ti spingo? Intanto ci siamo stabiliti in questa zona e dopo vediamo il da farsi. Ci hanno dato in gestione sta segheria e quindi tu che sei esperto di seghe, di segheria, vediamo come gestirla. Intanto dobbiamo cominciare a portare giù legname. Ok, allora intanto io parcheggio qua, sto cippato. Faremo un mucchio da qualche parte. Basta, adesso ce lo scarichi qua direttamente, qua vedo dall'altro cippato, no? No, qua è il cippato della segheria, è quello che si carica da qua. Vedremo di fare un mucchione da qualche parte. E invece, qui abbiamo la cisterna del gasolio, qua così a casa. Però no, gasolio dovrebbe esserci in teoria, però no. Non è vuota. No, non è vuota. Non ci avranno mica lasciato qua senza carburante? Secondo me sì. No, dai. Però non so come portarlo. Vediamo, devo guardare se c'è qualche cisterna, qualcosa da qualche parte. Dai che guardiamo. Beh, se tu lo ordini da qua, non arriva, non lo portano. Da qua il tubo non ci arriva fino giù al John Deere. No. Mi capisci? Allora bisogna prendere una tanica da qua e portarla là lì. Ok? Beh, se tu il John Deere lo traini fino qua? O trainare il John Deere o portargli il carburante. Adesso vediamo, dai, cosa troviamo. Dai. Prendiamo John Deere col mio trattore serio, dai. Sì. Cosa lo attacchi? Ti togli la tuta e lo tiri con la tua tuta? Ma non è neanche una barra di traino, non hai portato niente. Non lo so se c'è qua, bisogna guardare. Siamo appena arrivati, Benedetto, dai. Ho capito, ma non hai caricato una barra di traino? No, non l'hai te l'hai caricata? Ma sono i tuoi trattori che non vanno. Io non ce l'avevo su la barra di traino, non l'ho mai usata. Perché io ho i trattori seri. Cosa? Sì. Io ho i trattori seri, non c'ho bisogno della barra di traino. Ecco, vedi? Va bene, dai che guardiamo se troviamo una cisterna da qua. Dai. Quell'altro là. Eccolo! Guardami! Guarda qua. T'ho detto che, visto che c'era la cisterna. Guarda che c'è tutto il bancale rotto. Guarda, te sei rotto, dai. Questa ho trovato. Tacca la pompa e metti dentro un po' di gasolio in quella cisterna, dai. No, devi andare indietro. Come devo andare indietro? Vai indietro. Indietro. Aspetta. Vieni avanti. Indietro, avanti, vai di lato. Aspetta. Io aspetto. Vieni avanti, prendi avanti. Vieni. È un po' particolare questa, ma devo dire. È un po' particolare. Prendi avanti, piano, vieni. Vai. No, vai indietro. No. Sì, dai che lì la riempi. No. Tanto che tu la riempi, io vado a svuotare da qualche parte quel cipato, che bisogna riportargli giù il trattore a Christian col cipato. E io ti faccio un mucchione lì in fondo al piazzale da qualche parte, dopo ti Fai mucchio. Dopo ti arrangerai, te lo ricaricherai in qualche maniera e te ranzet, insomma. Allora, vediamo. Io gli faccio un bel mucchione.
Pino! Sì? Pino, ho un problema. Risolvilo. Mi serve la palla per risolverlo. Aspetta, vengo a prendere la palla. No, no, aspetta, aspetta che la sto riempiendo qui. Guarda che ha lasciato il trattore acceso anche questo. Aspetta, allora che vengo io là con la palla. No? Prendo la palla in prestito, vado a vado a risolvere il problema. Mi hai detto che devo risolvere il problema. Vado a risolvere il problema. Qual è il problema? Ho il trattore stanco. Il trattore stanco e si è sdraiato a fare un pisolino. Ti ho detto che tu hai dei trattori marci. Te sei marcio, guarda che si sta stancando anche il tuo di trattore a rimanere lì acceso. Sì? Vado a prendere l'altra parte. We have a problem. No, the problem isn't now. You ascoltare me now. No, ce la facciamo, non ti preoccupare, tu fidati di Pino. Beh, quello è il problema grosso. Tu fidati di Pino. Guardalo. Pisa troppo. Pisa troppo. Giusto che c'è quella lì. Ti lascio, io prendo la cisterna, l'hai riempita? Guarda. E vado... Vai pure a vuotare, perché così lo vuoto dove ti pare, poi lo sposti te col bottone. No, vuotalo te dove ti pare, che in modo che non ti dia fastidio nel piazzale, tutto il cipato, perché ne verrà ancora dopo... Bisognerà capire dove portarlo tutto sto cipato, come utilizzarlo, dove portarlo. Vediamo, adesso vado giù, chiedo magari a Christian se sa qualcosa, che lui aveva parlato col tipo qui della zona. Almeno vado giù con questa cisterna di gasolio, facciamo il pieno. Ma posso caricare qua? Ah no, qua non sta. Che stavo? Cosa? No, niente. No, bisogna portare giù il rimorchio del principato, la cassa, bisogna riportarla giù. O se no, guarda se c'è un'altra cassa, intanto lo lasciamo nelle casse, non lo so. No, fai altri container, non ne ho visti lì. Ti conviene scaricarlo, fare un mucchione da qualche parte e dopo... E dopo ci inventeremo qualcosa. Christian! Oh, finalmente! Arrivo! Va che ha lasciato il rimorchio in mezzo quell'altro qua, Dio. Ma che pretendi? Tacca la pompetta qua e tirati su il gasolio. Guardalo come beve, Dio. Era secco, eh? Sì, ben capì. Ah, c'è anche il processore che è praticamente vuoto, Adesso ho lasciato su Pino che svuoti... Ti avevano detto qualcosa dove portare il cipato, cosa... Ma sicuramente lo useranno questo inverno per scaldare le abitazioni. Immagino. Quindi facciamo un mucchione per adesso. Facciamo un mucchione e dopo lo porteremo. Che buco. Che buco. Allora. Là. Aspetta, mi faccio spazio qua. Ok. Perfetto. Guarda lì. Sta bevendo, se lo beve. Bom. Pieno anche questo. Lo scavatore, già che sono qua, come è messo? È a metà, quindi se ce ne avanza, sì,
Facciamo pieno che dopo sta cisterna la, sì, la riporto su. Aspetta, te la alzo su. Prova, attacca lì e vedi se riesci a fare. Ah, sei, senti là. Allora, così. Perfetto. Matto, guarda come ha lasciato questo rimorchio qua. Ok, riempito anche questo, riporto sulla cisterna e vedo di venire giù con col rimorchio principato, che così. E dopo inizieremo a tagliare un po' di piante da avviare anche la segheria, perché se, già che è arrivato Pino, ne approfittiamo, che così inizia a fare un po' di assi e un po' di materiale per perfetto, per i lavori, perché se no. Pino, senti, per baracchino, guarda, guarda che arriva, aspetta, aspetta che mi sposto. Pino, porta che giù quel rimorchio, dai, bravo. E così poi vengo giù io con col tuo bagaglio lì. Ah, sì, sì, proprio, se lo trovi. Arrivo, arrivo. Per se pensi che questo qua sia il tuo, è sbagliato proprio. Ah, hai attaccato il tuo? Ma è facile. Sì, perché ho visto che il tuo mangiava, è uscita la spia che sì, c'erano 700 litri d'olio mancanti nel motore. Allora sì. Boh, questa la lasciamo qua. Prendiamo il mio qua. Ma no, ma se vuoi attacco e stacco il mio, eh. Se no ti vengo a prendere con questo. No, non vengo giù a piedi, no. Torno giù. Ti vengo a prendere. Torno giù col trattore. Se no ti vengo a prendere, eh. Ma no, sono già di strada. Cipato, dove l'hai scaricato che non ci ho fatto caso? Ma adesso ho fatto un mucchio là in mezzo agli alberi. Bravo, bravo. Fuori di pe. Bravo, 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 bravo. Allora, parcheggio qua. Ora aspetta che questa pianta è da tagliare, allora lo metto qua, qua così, perfetto. Allora qui questa è da tirar giù, allora la tiriamo giù a mano questa. Pino, guarda che l'hai messo troppo distante il... Matto, guarda, cioè... Più vicino devi mettere, sì. Guarda, guarda, te, se sti delinquenti me lo devono dire all'ultimo che ho messo il morchio lontano. Ah, che delinquenti. Ma non so io, eh. Avvicinati, avvicinati ancora. Sterza, sterza. Bom, bom, basta. Guarda che manovra che ti ho fatto. Sì, ho visto. Forse sono stato troppo vicino, Direi. O troppo vicino, o troppo lontano, ma... senso delle misure. Non sa mai lavorare, ma non sa mai lavorare. E sì che a stimare la misura dei tronchi dovresti essere anche bravo, dovrebbe essere il tuo lavoro, cioè... Ma infatti io mi ero messo in un punto. Adesso io dirigo i lavori dall'alto. Ok. Questo. Ma si può provare il processore oppure. Sì, vai, vai, gli ho fatto il pieno. Aspetta, sti rami li porto lì. Quindi quelli con la X, giusto, devo tirar giù? Sì. Questi rami piccolini li porto quelli qua. Quelli con la X mano. O quelli con la sbarra? Comunque sia. Taglia quello che vuoi, basta che li tieni separati. Quelli con la X sono da far cipato. Invece gli altri sono da fare assi.
Sicuramente fa del casino, eh. Basta che li tiene separati dopo. Allora adesso ti tiro via tutti quelli. Perché hai spento, Christian? Un attimo. E ti porto là i rami e sti rametti qui che...